Buon pomeriggio, sono le 15, 27 minuti e 22 secondi, siamo in diretta su Rete 8, abbiamo interrotto la nostra programmazione perché insomma è un momento di cronaca di grande rilevanza per la nostra regione. Infatti sta per essere pronunciata probabilmente tra qualche minuto in anticipo sull'orario annunciato in un primo momento delle 16 la sentenza di appello relativa al processo sulla tragedia di Rigopiano. In corte d'appello all'Aquila, tutto è pronto per la lettura del dispositivo, prima nell'aula dove si sono svolte le udienze e poi anche in un'aula attigua dove ci sarà la ripetizione della lettura di questo dispositivo da parte del presidente del collegio Aldo Manfredi ai giornalisti. Allora noi ci colleghiamo immediatamente con l'Aquila dove c'è Luca Pompei che si trova credo proprio nella postazione dove potremo ascoltare in diretta la lettura della sentenza proprio da quanto ho capito dalle parole stesse del presidente Manfredi. Ma Luca, tu aggiornaci su quanto sta accadendo, soprattutto sulla tempistica. Vedremo anche le immagini che ci vengono proposte mentre parliamo davanti proprio alla porta dell'aula dove sono già presenti i familiari e le parti di questo processo per ovviamente la lettura iniziale che avverrà a porte chiuse. Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Carmine, sì, noi siamo in un'aula attigua all'aula Magna dove tra non molto farà il suo ingresso il presidente del collegio dei giudici Aldo Manfredi per la lettura del dispositivo. Subito dopo il presidente raggiungerà quest'aula dove ci sono tutti i giornalisti accreditati per consegnare una copia, un abstract del dispositivo e poi per dire giusto due parole e rispondere eventualmente anche a domande da parte dei giornalisti. C'è grande attesa, l'aula Magna è già quasi piena tra avvocati degli imputati, avvocati di parte civile, ma anche quasi tutto l'intero comitato dei parenti delle vittime che insomma attende con grande ansia l'esito di questo processo in corte d'appello qui all'Aquila. Ricordiamo sono 30 gli imputati, in primo grado ben 25 assoluzioni, nel ricorso della procura in appello ovviamente avverso a questa decisione del giudice Gianluca Sarandrea, procura che aveva chiesto dei 30 imputati solo 4 assoluzioni e dunque si attende il giudizio per gli altri 26. C'è grande tensione, Carmine, abbiamo provato a sentire anche alcuni parenti delle vittime, c'è ancora tanta fiducia, tanta speranza nella giustizia, per cui sperano in una sentenza che in qualche modo dia loro, se vogliamo, anche un po' di conforto per il dolore che hanno dovuto subire e che continuano a subire. Tra l'altro ti registro, Carmine, prima ne parlavamo con alcuni colleghi e cercavamo anche di commentarlo con alcuni avvocati, una frase del presidente Aldo Manfredi questa mattina prima di congedarsi dagli avvocati presenti nell'udienza. Ricordiamo non ci sono state repliche, per cui la Camera di Consiglio si è riunita subito intorno alle 10. Ebbene, il presidente Aldo Manfredi ha detto sarà scritta una grande pagina di giustizia. Da capire che cosa intendeva in questo senso il Presidente, certo a sottolineare che comunque la Corte d'Appello dell'Aquila su questa vicenda cercherà di dare il giudizio che ritiene più opportuno di dare rispetto a una mole di lavoro, Carmine, veramente impressionante, soprattutto basti pensare al lavoro scrupoloso e capillare della Procura di Pescara che ha svolto un'indagine veramente straordinaria, come hanno tenuto a sottolineare anche alcuni parenti delle vittime.
Abbiamo sentito prima Alessandro Di Michelangelo, fratello di Dino Di Michelangelo, uno delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano, sottolineare proprio questo aspetto. Tra l'altro Alessandro Di Michelangelo, va ricordato, è un funzionario di polizia, per cui conosce bene l'argomento giudiziario. Ebbene, ci ha detto la procura ha svolto un lavoro davvero straordinario, per cui tutto ciò che si poteva fare è stato fatto. Adesso staremo a vedere come intende fare sintesi il presidente del Collegio dei Giudici Aldo Manfredi su questa vicenda dopo oltre 2 mesi di udienza qui in Corte d'Appello all'Aquila. Inizialmente era stata prevista la lettura del dispositivo intorno alle 16, però ci hanno detto che probabilmente a minuti già potremmo essere pronti. Sì, io da qui riesco a vedere anche... Sì, dimmi. Allora, noi stiamo vedendo, tu non puoi farlo perché sei in un'altra stanza, le immagini che ci sta proponendo la nostra seconda unità in diretta. Io ringrazio e lo faccio sin d'ora perché sicuramente me ne dimenticherò alla fine, anche Donatello Ricci, che sta collaborando con la collega Daniela Rosone, che si trova proprio davanti a quella porta che al momento vediamo aperta. Ecco, il segnale, Luca, della lettura della sentenza sarà proprio la chiusura di questa porta. All'interno ci sono già, vediamo con le pettorine bianche, i familiari delle vittime, il loro comitato, ci sono ancora gli avvocati che discutono tra di loro, e c'è già parte del personale della Corte d'Appello che si prepara appunto a questo momento. Vediamo un usciere che probabilmente ci darà, insomma, il senso del momento della chiusura di questo portone, perché lo ricordiamo, Luca, lo diciamo anche a beneficio dei nostri telespettatori che non conoscono bene il codice di procedura penale, in questo caso si tratta di un rito a porte chiuse, così come in primo grado, perché è un rito abbreviato, pertanto non c'è una udienza pubblica ma è riservata soltanto alle parti. Ciò nonostante, vista la rilevanza della sentenza, questa verrà, come dicevi tu, riletta nuovamente davanti alla stampa qualche minuto dopo. È chiaro che ovviamente dagli umori, ed è per questo che abbiamo anche una seconda troupe proprio lì davanti a quella porta, dagli umori che si percepiranno al momento della lettura, potremo comprendere anche un po' il tenore della decisione. Luca. Sì, assolutamente sì, certo, fare previsioni è impossibile. Noi partiamo da un dato di fatto, dalle uniche 5 condanne in primo grado, che ricordiamo sono i 2 anni e 8 mesi per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, i 3 anni e 4 mesi per i 2 dirigenti della provincia, Paolo D'Inceco e Mauro Di Blasio, e i 6 mesi per l'ex gestore Bruno Di Tommaso e per il geometra Giuseppe Gatto, assolti tutti gli altri. E ripetiamo, ci sono anche amministratori sia della provincia sia del comune di Farindola, anche dirigenti regionali, ma anche e soprattutto dirigenti della prefettura, perché c'è un capitolo importante che in questi giorni, tra l'altro, il quotidiano Il Centro, ne parlavamo alle 2 al TG con la collega Simona De Leonardis, ha sottolineato in questi giorni la questione del depistaggio, in particolare relativa alla famosa telefonata di Gabriele D'Angelo. Su quel filone sono incentrati gli imputati della prefettura, a cominciare dall'ex prefetto Francesco Provolo. Insomma, sono tanti i temi che andrebbero affrontati, a cominciare dalla carta localizzazione del pericolo valanghe, le famose turbine che non sono state messe a disposizione per liberare la strada, i continui segnali di soccorso che partivano dall'hotel ma che sono rimasti inascoltati. Insomma, fare sintesi su quello che accadde quel terribile 18 gennaio del 2017 a Rigopiano non è facile, e soprattutto non è facile nemmeno fare previsioni di alcun tipo. C'è una consapevolezza, Carmine, che non ci sarà un ribaltone rispetto alla sentenza di primo grado, ma qualche segnale diverso potrebbe esserci.
però siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, e fino a quando quella porta, come dicevi tu, non si chiuderà ed entrerà il presidente Manfredi, non potremmo dire altro da questo punto di vista. Luca, dal punto di vista invece dell'organizzazione di questa udienza importantissima, così come delle precedenti, l'incorte d'appello dall'Aquila si è tenuto conto, suppongo, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, di quanto avvenuto in quel drammatico pomeriggio di un anno fa, quando appunto vi fu la lettura del dispositivo da parte del giudice Sarandrea. Senso di responsabilità da parte di tutti probabilmente si è accresciuto, è una tua sensazione rispetto a quel momento così drammatico, anche difficile da raccontare per voi che eravate lì, anche oggetto a volte insomma, di spintonamenti, momenti di disappunto da parte di chi in quel momento aveva appena appreso il dispositivo della sentenza? Beh sì, esattamente un anno fa quasi, parliamo del 23 febbraio del 2023, non ci fu una bellissima pagina sotto il profilo dell'ordine pubblico. È un po' l'organizzazione di questo processo in Corte d'Appello è figlia di quanto accadde quel giorno nell'Aula 1 del Tribunale di Pescara. Da questo punto di vista credo che siano giunti anche segnali particolari nei confronti dei molti familiari delle vittime, che devo dire, devo sottolineare, al 99% sono state sempre persone che hanno vissuto questa vicenda con estrema compostezza, siano giunti dei segnali. Io devo dire che qui c'è una presenza, c'è un presidio discreto delle forze dell'ordine, saranno 4-5 carabinieri, non di più. Al di là dell'attenzione c'è comunque serenità e non credo avvengano episodi di un certo rilievo, soprattutto ce lo auguriamo. Però devo dire che la Corte d'Appello ha organizzato in maniera puntuale questo evento, intanto riservando a noi giornalisti quest'aula proprio per cercare di dare un'informazione corretta e tempestiva a quanto avverrà tra poco nell'Aula Magna. Però devo dire che insomma da questo punto di vista c'è un clima, se possiamo dire, tranquillo. Questo grazie anche all'ottima organizzazione qui del Tribunale dell'Aquila. Luca, sono presenti naturalmente i pubblici ministeri che hanno seguito, distaccati, lo ricordiamo, comandati in questo caso direttamente dalla Procura di Pescara per seguire all'Aquila questa seconda fase dell'iter processuale. Sì, assolutamente sì. Di solito in Corte d'Appello l'accusa è sostenuta dalla Procura Generale. In questo caso specifico i sostituti procuratori Anna Benigni e Andrea Pavalia sono stati applicati qui al Tribunale dell'Aquila proprio per sostenere la pubblica accusa anche in Corte d'Appello. Ovviamente sono stati presenti ad ogni udienza sia la Benigni che Papalia, seguendo con estrema attenzione l'evolversi delle discussioni nell'aula. Ricordiamo la prima udienza qui in Corte d'Appello c'è stata il 6 dicembre, l'ultima il 31 gennaio, quindi voglio dire siamo già oltre i 2 mesi di udienze. E anche in qualche modo nella loro requisitoria, proprio nella prima o seconda udienza, adesso non ricordo, furono estremamente dettagliati nell'illustrazione di quella che è il grande impianto accusatorio messo in piedi dalla Procura e dal pool di magistrati, ricordiamo, coordinato dal procuratore capo della Repubblica di Pescara Giuseppe Bellelli. E quindi anche oggi sono presenti, sono arrivati qualche minuto fa e hanno già preso posizione all'interno dell'Aula Magna.
Ricordiamo che ovviamente in appello non c'è soltanto il ricorso corposo preparato dalla Procura della Repubblica di Pescara con la supervisione del procuratore capo Giuseppe Bellelli, appunto con la stesura e anche la discussione da parte dei due magistrati applicati in questo processo, che è un faldone di ben 300 pagine, quindi un lavoro, diciamo, anche qui puntuale di commento e anche in qualche modo di contestazione dei punti principali, delle motivazioni della sentenza di primo grado, ma ci sono anche i ricorsi presentati dai 5 condannati in primo grado che sperano in una assoluzione o comunque in una riduzione della pena. E poi ci sono anche stati nel corso di queste settimane, di questi giorni aquilani, gli interventi dei tanti legali che hanno invece aderito alle motivazioni della sentenza del giudice Sarandrea, che aveva assolto i propri assistiti, e quindi in questo caso anche qui, come avviene in appello, si discute la posizione di ciascuno dei 30 imputati, quale che sia stato lo status, se assolti o condannati in primo grado, appunto per verificare e dare alla Corte tutti gli elementi di giudizio rispetto alle rispettive posizioni. In particolare, Luca, il ruolo, inutile nasconderlo, principale è quello dell'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, su cui il legale, che è l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, ha sottolineato le ragioni convalidato con la sua arringa le ragioni che ne avevano portato all'assoluzione in primo grado, quindi una totale adesione a quella sentenza. Ecco, quali sono stati i momenti diciamo di discussione, pur non avendo potuto partecipare, lo ricordiamo, alla stampa, all'ascolto diretto della stessa, che si sono verificati in queste settimane? Insomma, probabilmente le udienze più importanti, Luca. Beh, sia ad esempio per quanto riguarda l'ex prefetto Francesco Provolo, per il quale la pubblica accusa aveva chiesto 12 anni di reclusione, mentre in primo grado è stato assolto. Noi nel corso di quell'udienza parlammo con il suo legale Gian Domenico Cagliazza, che sottolineò il fatto che per quanto riguarda la prefettura tutto ciò che c'era da fare in quei giorni così drammatici di emergenza su tutto il territorio provinciale, la prefettura aveva fatto tutto ciò che andava fatto. E poi in particolare rispetto alla vicenda del depistaggio e della famosa telefonata di Gabriele D'Angelo. Si chiude la porta, Luca. Sparire. Si chiude la porta in questo momento. Allora, okay. Lui, puoi proseguire. Sì, dicevo, rispetto a quella vicenda, Cagliazza ci ha detto l'ex prefetto non era a conoscenza di questa telefonata. Come a dire, chi ne era a conoscenza non ha avvisato l'ex prefetto, ha pensato bene di far sparire questo foglietto in cui c'era scritto il contenuto della telefonata di Gabriele D'Angelo, da capire. Certo è che da questo punto di vista il suo legale Gian Domenico Cagliazza ha escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento da parte dell'ex prefetto Francesco Provolo. In questo senso però ci sono anche tutti gli altri dirigenti della prefettura coinvolti sempre sullo stesso filone, e da questo punto di vista cercheremo di capire meglio quale sarà la linea del giudice Aldo Manfredi. Sono le 15:45, in questo momento presumiamo stia iniziando la lettura del dispositivo della sentenza, dispositivo che ovviamente, non dovendo essere argomentato almeno in questo momento, suppongo sia non lunghissimo, quindi possiamo prevedere un 7-8 minuti, Luca, così come è avvenuto in primo grado, dopodiché speriamo anche
tempestivamente, proprio per avere informazioni di prima mano e non ascoltare magari subito le reazioni senza conoscere poi qual è stata la decisione, il Presidente ti raggiungerà appunto nella sala in cui è già pronta la nostra postazione principale. Nel frattempo abbiamo visto gli uscieri far entrare gli ultimi avvocati che si erano attardati all'esterno dell'aula magna, uscire qualcuno che ovviamente non aveva titolo di sostarvi, e ora c'è anche un assembramento di giornalisti che attendono l'uscita dei familiari, dei loro legali e anche dei procuratori. Quindi noi lavoreremo in questo senso. Luca, tu attenderai l'arrivo del Presidente, che naturalmente ascolteremo in diretta nel momento in cui rileggerà il dispositivo della sentenza che ora sta pronunciando in questo momento in aula, e poi contemporaneamente, anzi probabilmente anche prima, la collega Daniela Rosone, che si trova davanti alla porta dell'aula, ci farà sapere, testimonierà in diretta quali sono le reazioni. Al momento vedo che guardavi il telefonino, Luca, c'è già qualche notizia che ti arriva dall'interno, per quanto possiamo dire. Infatti, come... non potremmo dirlo perché al momento... Facciamo lo stesso mestiere e ovviamente hai compreso bene questo mio gesto. È chiaro. C'è qualcuno che ovviamente sta informando. Al momento... Sì, certo. Diciamo qualcosa circa un po' la durata di questa... Quindi si sta leggendo in questo momento però il dispositivo, suppongo. Immagino di sì. Immagino. Ancora segnali da questo punto di vista. Immaginiamo, e naturalmente, Luca, prendi appunti se ne hai bisogno, perché poi insomma bisognerà anche poi commentare. Ne approfitto per dire a te e ai nostri telespettatori in questo momento che è ancora un po' di distensione, poi naturalmente suppongo che insomma dovremmo avere uno stato d'animo anche diverso. Ovviamente comprendere anche quelle che saranno comunque le reazioni, che noi, come abbiamo sempre fatto in maniera equa ed imparziale, abbiamo invitato anche rappresentanti delle persone imputate, assolte, prosciolte, le parti civili, ad una trasmissione di approfondimento che terremo questa sera in diretta alle ore 21 qui nei nostri studi, al quale naturalmente Luca Pompei parteciperà raccontandoci un po' di tutto questo processo, e cercheremo anche di commentare quello che è commentabile di un dispositivo, perché ricordiamo sempre che le sentenze poi andrebbero commentate quando sono note le motivazioni. Ecco, il dispositivo è sempre difficile in qualche modo da approfondire. Certo, ci sono i dati di fatto, che sono le condanne e le assoluzioni, però le motivazioni sono sempre rinviate al momento della loro pubblicazione, e quindi solo in quel momento, suppongo, credo anche chi intendesse tra tutte le parti orientarsi verso un ricorso in Cassazione, che è sempre possibile, in quel momento potrà avere insomma degli elementi ancora più certi rispetto a quello che è stata la decisione. Quindi ovviamente siamo in una fase, anche quella dei prossimi minuti, in cui gli elementi che avremo saranno quelli minimi, secchi, di numeri relativi a condanne e assoluzioni, quelle singole posizioni. Ognuna di queste singole posizioni ha dietro un discorso argomentativo che andrà approfondito in un secondo momento. Questo lo diciamo adesso perché appunto non conosciamo il contenuto della sentenza, e quindi però questo è stato sempre il nostro metodo di lavoro e di approccio a questa vicenda. Naturalmente nel telegiornale anche della sera alle 19.30 avremo un ulteriore approfondimento, e quindi avremo modo nel corso di questa giornata, in diretta dall'Aquila e anche poi in diretta dai nostri studi di Rete 8, di documentarvi minuto per minuto su questa giornata, che comunque è una giornata che entra nella cronaca di questa terribile vicenda iniziata il 18 di gennaio del 2017. Luca, al momento la situazione mi sembra
calma all'esterno dell'aula magna. Ci sono dei colleghi che sono già pronti, li vediamo, il collega Lattanzio del centro, dell'ANSA, e anche altri giornalisti che si preparano a svolgere il loro lavoro. Vediamo anche, credo Luca, molte troupe di TV nazionali che stanno seguendo in questo momento la vicenda. Vediamo il collega Raniero Pizzi, vediamo tutti i fotografi e reporter che sono pronti all'esterno della porta. Ripeto, sarà una lettura non lunghissima, che però insomma, riguarda in ogni caso 30 posizioni che sono quelle esaminate nel corso del processo. Ricordo, le condanne in primo grado furono a Ilario Lacchetta, sindaco di Farindola, a 2 anni e 8 mesi a fronte di una richiesta di 11 anni e 4 mesi, a Paolo D'Incecco, ex dirigente della provincia, 3 anni e 4 mesi a fronte di una richiesta di 10 anni, all'altro funzionario della provincia, responsabile della viabilità, Mauro Di Blasio, a 3 anni e 4 mesi a fronte di una richiesta di 10 anni, e Giuseppe Gatto, tecnico per le questioni urbanistiche, una sentenza con una condanna di 6 mesi a fronte di una richiesta di 1 anno, e il gestore del resort Bruno Di Tommaso, sentenza di 6 mesi a fronte di una richiesta di 6 anni e 8 mesi. Tutto ciò per quanto riguarda appunto la questione urbanistica legata Carmine, al resort. Luca. Provolo condannato, Carmine. Allora, c'è una condanna per l'ex prefetto Francesco Provolo. Allora, questa è la notizia che credo sia stata diffusa direttamente dai legali. 8 anni all'ex Carmine. 8 anni? 8 anni otto per anni. L'ex prefetto. 8 anni per l'ex prefetto Francesco Provolo. Ok. Questo è quanto mi arriva dall'interno dell'aula. Ok. Va bene, Luca, non anticipiamo. Vediamo se ci sono altre indicazioni. Luca, allora io direi intanto poi di ascoltare quella che sarà la conferma della notizia, che comunque in questo momento è stata resa nota alle parti dal collegio, quindi diciamo siamo nella fase di lettura, e questa è comunque la notizia, credo, forse più importante di questa sentenza, non lo sappiamo ancora, che però insomma comunque segna un cambio di registro rispetto a quella di primo grado del giudice Sarandrea. Vale a dire che, se confermata questa condanna a 8 anni nei confronti dell'ex prefetto di Pescara, si è riconosciuta la validità investigativa e poi la ricostruzione da parte della Procura di Pescara rispetto a questo depistaggio che è stato messo in atto. Poi c'è anche tutto il discorso dell'attivazione della fase di emergenza in prefettura, quindi insomma è una posizione molto complessa anche quella dell'ex prefetto, quindi cercheremo probabilmente anche, Luca, nelle domande e nelle risposte che potremo fare e che potremo ascoltare con il presidente Manfredi, quali sono poi insomma i singoli comportamenti che sono stati sanzionati da questa decisione della Corte. Ripeto, se venisse confermata, perché in questo momento è una notizia che giunge ovviamente dall'interno dell'aula, da parte dei, suppongo, dei legali o dei familiari che sono lì, ma che insomma avrà la sua ufficialità nei confronti della stampa e dell'opinione pubblica proprio in un secondo momento, che comunque non è così distante. Luca. Ripetiamo, noi abbiamo tempestivamente riferito quanto ci è giunto dall'interno dell'aula, adesso ovviamente come si suol dire aspettiamo l'ufficialità che vanno. Esatto. Stiamo aspettando anche altre indicazioni da questo punto di vista. Certo è che se venisse confermata sarebbe una sentenza che avrebbe del clamoroso. Sta
Continuando a leggere, sempre da notizie che mi giungono dall'interno dell'aula, il presidente Manfredi, stiamo cercando anche di avere ulteriori indicazioni. Certo è che da questo punto di vista questa sembra essere al momento la notizia più clamorosa che ci giunge sotto questo profilo. Ricordiamo che la procura aveva chiesto 12 anni per l'ex prefetto Provolo, 8 anni sono davvero tanti, mi sembra di capire, considerando che in primo grado l'ex prefetto era stato assolto. Siamo sempre in attesa di ulteriori indicazioni e staremo a vedere, Carmine. Sì, Luca, naturalmente a questo punto penso sia davvero questione di minuti, sia questione di minuti anche la conclusione della lettura delle disposizioni. Carmine, sì? Confermate le condanne di primo grado, quindi confermate le condanne per il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e per i due dirigenti della provincia, Paolo Incecco e Mauro Di Blasio. Immaginiamo noi anche condanne per Gatto di Tommaso, sì. Sì, poi vedremo anche, appunto, se confermate anche nella loro entità. Ricordiamo che comunque, a prescindere da quella che sarà la sentenza di questo pomeriggio, poi ci sono anche tutte le conseguenze in sede civile, perché un altro aspetto importante è che i 5 condannati dovranno pagare un totale di 2.565.000 euro di risarcimento di danni alle famiglie, ai superstiti e a chi ha subito comunque un danno dai loro comportamenti, insomma, poi è un danno che dovrà in qualche modo essere risarcito, confermato oppure attenuato oppure in qualche modo rivisto anche in questo dispositivo di secondo grado, ferma restando tutta la procedibilità in sede civile e tutto ciò che farà della vicenda Rigopiano anche sul fronte giudiziario una vicenda su cui si tornerà sicuramente a scrivere. Quale che sarà l'esito di oggi pomeriggio, perché a questo punto, soprattutto alla luce di questa di queste condanne confermate, siamo quasi certi che vi sarà un terzo grado di giudizio, perché c'è sicuramente lo scenario molto molto probabile di ricorsi in Cassazione da parte dei condannati. Ma aspettiamo ancora se giungono se va sottolineato in alcuni casi, adesso da fare i calcoli per bene, però in alcuni casi potrebbe intervenire la prescrizione prima della Cassazione. Certo. Ad esempio pensiamo alla posizione di Giuseppe Gatto da questo punto di vista, però insomma è ancora ricordiamo che da verificare. Certo Luca, ricordiamo anche che queste condanne, perché poi bisogna anche distinguere le posizioni, e i ruoli in questa vicenda sono relative agli abusi urbanistici, quindi diciamo a situazioni che poi non sono strettamente legate alla morte di queste persone in maniera molto diretta, ma insomma, si tratta di reati che sono emersi proprio nel corso delle indagini probabilmente sono anche lontani nel tempo rispetto a quel terribile giorno. Un'altra annotazione, Carmine, confermate le altre assoluzioni, quindi mi sembra di capire che a questo punto l'unica novità, stando a quello alle notizie che ci giungono, l'unica novità è la condanna per l'ex prefetto Provolo. Adesso però ci stanno dicendo... Verifichiamo Luca, anche perché voglio dire, a quella di Provolo sono legate anche altre posizioni di funzionari della prefettura. Allora, facciamo una cosa, noi abbiamo già anticipato molto, forse anche troppo rispetto a quello che però insomma è un fatto di cronaca che stiamo seguendo, le notizie ci arrivano, noi le diamo col beneficio di intentario, ripeto, non siamo l'ufficialità l'avremo tra poco da parte del Presidente, però insomma aspettiamo a questo punto, non diamo ulteriori anticipazioni, aspettiamo proprio la lettura da parte del Presidente Manfredi. E vediamo un attimo anche quali sono le prime reazioni, perché vedo che c'è un movimento di telecamere all'esterno, quindi
Non so se adesso avremo anche la possibilità di attivare il microfono. Eccolo qui, ecco qui, stanno uscendo. Luca, allora ascoltiamo in presa diretta quanto viene dichiarato da chi esce da questa porta, con Daniela Rosone che vedo pronta, appostata anche lei. Tu interrompici a questo punto, Luca, quando arriverà il presidente Manfredi per la lettura del dispositivo nell'aula dove tu ti trovi. È stata aperta, poi però adesso anche richiusa la porta, però il fatto che sia stata aperta momentaneamente significa che la lettura del dispositivo è terminata. Quindi c'è in questo momento, alle ore 16, già una sentenza che è stata pronunciata nel suo dispositivo alle parti. Adesso non so se ci sarà un'altra uscita dalla quale, ma suppongo di no, tu conosci il tribunale, quindi ovviamente c'è solo quella porta. Ok, quindi l'assembramento che io vedo dall'altro lato è quello invece relativo alla sala dove ti trovi tu, mi pare di capire, perché vedo molti fotocineoperatori che si trovano in quella posizione. Allora attendiamo ancora, sono minuti naturalmente di attesa, in questo caso anche di conferma di quella che sarebbe la notizia più importante relativa a questa sentenza, vale a dire una condanna ad 8 anni per l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, decisa dalla Corte d'Appello dell'Aquila, che per il resto avrebbe confermato, sia per quanto riguarda le condanne sia per quanto riguarda le assoluzioni, la sentenza sempre pronunciata con il rito abbreviato in primo grado da parte del giudice di Pescara Sarandrea. Luca, sento un po' di vociare. Le vedo anche. Sì, no, perché stanno uscendo i parenti delle vittime, per cui magari se vogliamo sentire Daniela Rosone. Sì, ok, Daniela. Allora, dovremmo avere anche l'audio di Daniela. Ecco qui. Jacopo, ti chiedo la linea subito in diretta, c'è l'avvocato Romolo Reboa. Sentiamo. Di parte civile. C'è l'avvocato Reboa. Allora, cosa è emerso da questa sentenza? Diciamo, è emerso in 3 anni di primo grado, e questo è un elemento abbastanza importante. Poi abbiamo una condanna per depistaggio, diciamo, nei confronti di Provo, almeno se abbiamo ben ascoltato il dispositivo, perché purtroppo l'audio non era perfetto, quindi c'è il rischio di potervi dare anche qualche notizia totalmente imperfetta. Abbiamo visto una condanna di Colangi e abbiamo ascoltato una condanna di Bianco. Fra poco, diciamo, ci consegnano le copie, perché stiamo sentendo l'avvocato di parte civile. Sì, fra poco ci consegneranno le copie e saremo in grado di darvi tutte le la lettura perfetta del dispositivo, che sono state varie pagine, e quindi vi stavo dicendo, vi era un audio non perfetto, quindi sul capo della condanna di Provolo, della riforma di condanna di Provolo, ve la do come abbiamo ascoltato e come ce la siamo sentiti in aula, però dobbiamo avere la conferma per il riscontro capo numero ed altro. E questa è l'unica variazione? No, abbiamo anche avuto una condanna di Bianco e una condanna di Colangeri, quindi sostanzialmente, diciamo, la sentenza è stata parzialmente riformata, e quindi ritengo che ci siano state delle valutazioni in merito. La sentenza sarà pubblicata il 10 maggio e quindi ci saranno delle variazioni in merito in ordine a come si sono verificati gli eventi. Questo è chiaro dai nomi che sono stati condannati. Su questo vi è una qualificazione diversa da quella fatta dal giudice primo grado. Le condanne sì, salvo una piccola prescrizione per un capo irrilevante, diciamo, della sentenza. Ma insomma, l'entità della condanna di Provolo? Mi pare 1 anno e 8 mesi, se non vado errato. Scusate, come è stata accolta? Diciamo che stiamo ancora aspettando la lettura, i miei collaboratori sono in aula all'interno per vedere e leggere il punto per punto, virgola per virgola, che essendo una sentenza di varie pagine era difficile comprendere tutte quante le voci e fare il riscontro con i vari capi di imputazione. Sicuramente, diciamo, io posso dire per quanto possiamo accogliere noi di parte civile, temevamo, come tutte quante le sentenze, che l'impianto delle colpevolezze e delle responsabilità potesse cadere, e questo non è caduto.
la circostanza che si siano aperti determinati altri spazi anche di tutela delle nostre parti assistite significa che Regione Abruzzo anche dovrebbe, pensiamo, essere ritenuta potenzialmente civilmente responsabile di questo evento in dipendenza della condanna di Bianco, però dovremmo vedere le motivazioni. Diciamo, sicuramente ciò che è che ci sembra che la Corte abbia ragionato e abbia cercato di lavorare per fare giustizia, questo posso poter dire. Poi le sentenze si commentano leggendole, non si possono commentare da dispositivo, non è un tifo, non era un processo contro persone cattive, era un processo, un processo per colpa, e quindi come tutti quanti i processi per colpa non si possono, diciamo, ritenere gli imputati come dei personaggi scellerati. Sono stati gli imputati che sono stati condannati e speriamo che venga, questa sentenza abbia dei maggiori spazi di giustizia per quello che possono essere un caso di questo genere dove sono morte tante persone. Non c'è giustizia di fronte alla morte, c'è la possibilità di avere dei risarcimenti, c'è la possibilità di avere un momento, un ristoro, di portare un fiore in una tomba sapendo che gli uomini hanno capito perché un evento è avvenuto. Sono processi difficili, sono processi in cui gli esseri umani devono essere rispettati anche coloro che sono stati condannati, perché ne capiamo tutto quello che è stata la loro situazione. Io questo lo dico da difensore di parte civile che mi sono battuto in aula per ottenere le condanne, ma sono un certo tipo di condanna diversa, diciamo. Ci sono state, diciamo che l'impianto della sentenza di primo grado in buona parte è stato confermato, ha avuto delle modifiche e questo potrà essere, credo, molto importante con riferimento agli eventuali poi successivi aspetti civili, perché è chiaro che questa sentenza, sarà diversa dalla sentenza di primo grado che chiudeva molti spazi per delle azioni civili. Ci sembra che questa sentenza possa riaprire degli spazi, ma questo da una lettura, da un ascolto del dispositivo, anche con un audio non perfetto, diciamo. Grazie. Carmine, abbiamo ascoltato l'avvocato Romea di parte civile. Sì, prego. No, il problema è capire l'entità della condanna per provolo, Daniela. Purtroppo faceva riferimento l'avvocato. Carmine. Sì. Luca. Allora, se posso intervenire io, perché abbiamo verificato la condanna è di un anno, ecco, e otto mesi. Appunto, ecco, quell'otto che tu avevi detto, probabilmente c'è un problema legato all'audio che c'era in aula. Sì, perché... Sì, assolutamente sì, Carmine, perché l'avvocato ci hanno riferito detto che il giudice non aveva una voce proprio stentorea, per cui ecco. No, perché lettura, cambia la sostanza. Cambia la sostanza della molti condanna. Molti hanno capito 8 anni, ma esatto. Cambia la sostanza della condanna, e ovviamente anche per quello io chiedevo se fosse relativa soltanto al depistaggio oppure se vi fosse un accertamento di una diretta responsabilità nella gestione appunto di quelle ore. Però ecco, diceva l'avvocato Revoa, ci sono degli elementi interessanti anche per quanto riguarda ulteriori posizioni, quindi gli altri condannati che non lo erano in primo grado, furono assolti, sono Enrico Colangeli del comune di Farindola, quindi diciamo sul fronte relativo all'attività amministrativa del comune, e un dirigente prefettizio che è Leonardo Bianco. Però ripeto, Luca, adesso siccome parliamo anche comunque di persone che non possiamo dare appunto come è avvenuto per ragioni legate al malfunzionamento dell'impianto notizie che possono destare qualche genere di equivoco, aspettiamo a questo punto la lettura del dispositivo da parte del Presidente Manfredi, raccogliamo naturalmente le ulteriori dichiarazioni fuori dall'aula del processo. Daniela, ci sei? Sì. Eccoci. Sì, Carmine, ecco, proviamo ad avvicinarci. Vedo di Michelangelo, c'è il familiare sì. del poliziotto morto sì. di Chieti, sì. Situazione che rispettassero anche la nostra, non dico soddisfazione perché non c'è niente da celebrare,
Io l'ho sempre pensato, non ci sono né vincitori né vinti, ci sono solo 29 vittime che sono esposte lì in quello striscione. Tuttavia 22 assoluzioni. Sì, questo è quello che filtra, perché, ripeto, dobbiamo leggere il documento. Adesso non posso darvi dei dati precisi perché non sono sicuro di quello che posso dire. Quindi adesso, appena gli avvocati ci daranno questi documenti, grazie, saremo un po' più precisi. Grazie. Carmine, vediamo anche se Luca non ha... No, Luca allora ci interromperà. Non ha qualcosa di particolare, Daniela, perché mi sembra... Sì, ci interromperà Luca quando arriverà il Presidente. Tu puoi andare... tranquillamente. Sì, allora proviamo a cerchiamo qualcun altro. Salve, possiamo disturbarla? Ha ascoltato lei qualcosa, qualche prima notizia del dispositivo? Sì, io ho sentito che c'è stato il rientro di un tecnico comunale di Farindola Colangeli e il prefetto Provolo è stato condannato a 1 anno e 8 mesi con la sospensiva. Non è una soddisfazione, insomma, tanto non cambia nulla per noi il danno già l'abbiamo subito. Ci aspettavamo di più sicuramente, pazienza, questa è la giustizia purtroppo. C'è il rammarico? C'è il rammarico, sì, sicuramente, da parte mia sicuramente c'è il rammarico, aspettavo di più. Grazie, la ringrazio. Carmine, proviamo a vedere se c'è qualcun altro per trovare qualche reazione. Ci avviciniamo a qualcuno? Prego, prego, vai. Ciao, scusaci, hai avuto modo di dire le prime cose? Io non sono... No, ok, grazie. Allora proviamo ad andare altrove, Carmine. Allora Luca, Daniela, io continuerei a sentire però Alessandro Di Michelangelo, perché si trova dietro di te, vedo che sta rilasciando altre dichiarazioni, non abbiamo sentito la prima parte dell'intervista che tu hai raccolto prima, se riusciamo... È proprio dietro di te, ecco, l'ho visto in un attimo nell'inquadratura. Poi ci torniamo, Michelangelo subito, allora. Dovrebbe essere questa sera anche ospite nei nostri studi, col quale appunto avremo modo allora di... Ci torniamo, ci avviciniamo, possiamo? Chiediamo scusa, allora come vi lascia questo dispositivo? Ovviamente ci dovrà essere il tempo tecnico per capire anche le motivazioni. Non c'è soddisfazione perché oggi nessuno ha vinto e nessuno ha perso, rimangono sempre 29 vittime che non torneranno più. Forse oggi riusciamo a capire qualcosa in più di quello che è successo quei giorni, ci stanno dando dei segnali che qualcosa è successo, qualcuno ha sbagliato, ci sono state delle condotte omissive perché sono state confermate. E oggi c'è la novità che ci viene detta da un tribunale italiano, dove la massima espressione dello Stato sul territorio... Si riferisce all'ex prefetto? Quello che ci è stato detto dal presidente del tribunale della Corte d'Appello. E quindi è stato, mi sembra, adesso non so esattamente la pena, perché ripeto, dobbiamo... Un anno e 8 mesi. Se viene confermata, comunque qualche omissione c'è stata. Lei ha detto però una cosa importante, in una situazione del genere non ci sono vincitori né vinti, insomma la sensazione vostra di familiari è quella. I familiari di aver fatto tutto quello che potevamo fare fino a raggiungere questa giornata e questa diciamo verità ancora non completa, però che inizia a intravedersi ed è quello dove da sempre abbiamo creduto e dove volevamo arrivare. Voi avete seguito tutto sin dall'inizio, non avete partecipato in sette... Abbiamo letto tutte le carte della Procura e ripeto ancora una volta, è stato fatto un lavoro straordinario da parte dei procuratori, che ho letto anche un po' di commozione da parte della procuratrice, quindi vuol dire che è stato fatto veramente con il cuore un lavoro difficile, un ambiente difficile, un'indagine complessa e difficile che ha portato a questa... verità che sta comunque venendo fuori piano piano. Ci sarà sicuramente un terzo grado di giudizio, come è giusto che ci sia, però già una piccola soddisfazione la possiamo avere, che le nostre ipotesi, che potevano essere ipotesi suffragate anche dall'emotività, dal dolore, oggi cominciano ad essere delle certezze. Grazie ad Alessandro Di Michelangelo, grazie anche per la compostezza, insomma, di queste persone, di questi familiari. Abbiamo letto le reazioni. Carmine, non so se ci sono dei segnali da Luca, altrimenti io... No, puoi proseguire al momento perché... ...da ascoltare. Ti interromperemo, Daniela, tu puoi cercare tranquillamente anche altre reazioni da parte dei familiari e dei legali che sono presenti. Sì, adesso mi avvicinerò appena... Sì, che sono presenti lì all'esterno dell'aula, perché ripeto, Luca poi ci
farà il riepilogo più importante, che certo, è quello della lettura del dispositivo in diretta. Allora da proviamoci parte... a girare, Donatello, ci proviamo ad avvicinare a qualcuno. Signora, ha sentito lei il dispositivo? Non ha voglia di parlare? Proviamo a aspettare qualche altro familiare che sta terminando delle interviste a dei colleghi. Ovviamente non tutti vogliono parlare e hanno voglia di parlare. Allora, però mi sembra che la situazione sia anche... Ci avviciniamo, signora, possiamo chiedere le prime sensazioni, diciamo, dopo il dispositivo? Ovviamente bisogna leggere le motivazioni, sì, questo è chiaro, però a pelle, diciamo... A pelle che io non sono soddisfatta, io voglio giustizia per mia figlia e questa non è giustizia. Cioè, condannare una persona a 1 anno e 8 mesi per depistaggio, quindi vuol dire che ci sono delle colpe e gli altri vanno ancora in giro... In campagna elettorale. Non le vanno in giù, no, queste 22 assoluzioni? No, assolutamente, no. Lei in questi... tutti hanno una colpa, tutti. Lei in questi 7 anni è stata sempre vicina a Cecilia, al ricordo di Cecilia, insomma, quanto è stata dura seguire anche tutti questi processi, aule giudiziarie? Sentire certe affermazioni da parte degli avvocati poco intelligenti, poi affermazioni poco intelligenti, beh, fanno male. Fanno tanto male. Paragonare il nostro dolore a quello degli imputati, beh, diciamo che siamo sull'assurdo. Queste le prime sensazioni. Signora, grazie mille alla mamma di Cecilia Martella, scomparsa a Rigopiano a solo 24 anni. Ecco, dicevo, Luca, tu al momento, non so se ci senti, ma ci puoi interrompere quando e come vuoi lì dalla sala, perché credo che si... manchi pochissimo alla stampa del dispositivo, alla consegna, perché vedo si sta allestendo anche la postazione da cui il presidente Manfredi leggerà il dispositivo nella sua interezza e spero anche con una Se ritieni, Carmine, io provo vai, avvicinarmi. Tu prosegui tranquillamente, Daniele. A qualcun altro con le immagini del nostro Donatello Ricci, che lo dico anche per ragioni di servizio, anche durante la lettura della sentenza, tu potrai continuare a fare delle interviste, perché poi manderemo tutto in onda anche in un secondo momento, quindi non c'è problema. Proviamo, possiamo disturbarla, le prime sensazioni, siamo in diretta su Rete 8, le prime sensazioni di fronte a questo dispositivo? Beh, è il papà di Cecilia, sì. Abbiamo ascoltato sua moglie, è stata molto insoddisfatta. Beh, molto soddisfatti, diciamo che rispetto alla sentenza shock dell'anno scorso, almeno quest'anno, oggi, è rientrato dentro forse l'elemento più importante, ossia l'ex prefetto Provolo, il quale è stato sempre assolto per depistaggio, che ha suscitato in noi sempre una grande perplessità, perché era così palese che... E infatti oggi questa nostra perseveranza, insieme a voi altri che ci seguite sempre, diciamo, ha portato qualche frutto a nostro vantaggio. È un segnale questo, è stato un segnale che qualcosa è successo rispetto a tutte le assoluzioni che c'erano state in primo grado. Beh, d'altronde non è altro che quello che noi abbiamo sempre sostenuto da 7 anni a questa parte, quindi diciamo che è un piccolo punto a favore. La ringrazio, allora grazie mille anche al papà di Cecilia, avevamo ascoltato anche le parole di sua moglie, che diciamo stessa posizione rispetto al marito, ma più indignata e non soddisfatta di questo dispositivo, ma la linea comune è quella di aspettare anche le motivazioni della sentenza. Io penso che si sia quasi pronti nell'aula dove c'è Luca, dovrebbe stare per arrivare il presidente Manfredi. Però vediamo, Carmine, se Luca non richiede la parola, sì, io sì, provo ripeto, a girare. Ripeto, sarò io a interromperti nel caso, quindi non c'è problema. Ok, va bene, proviamo allora a vedere se ci sono altre persone. In tanti si sono già spostati, suppongo, nell'aula attiva. Sì, tanti dove... si sono spostati, noi anche perché, sì, noi proviamo, anche perché come ci è stato detto, non era chiara l'amplificazione
nell'aula principale, quindi in tanti non hanno sentito bene qual era il dispositivo. La vera novità... Luca, ripeto, proviamo ad avvicinarci, sì, Carmine, proviamo ad avvicinarci. Vai. A un altro familiare, se è d'accordo. Signora, possiamo disturbarla per una reazione, insomma, se la sente? Guardi, è uno stress, è stato uno stress terribile, però comunque io personalmente dico che qualsiasi sentenza non mi riporta mio figlio, e dobbiamo rimetterci al giudizio dei giudici. Ecco, c'è stata la condanna dell'ex prefetto di Pescara, che è quella forse sostanzialmente oggi l'unica vera novità. Sì, questa è la novità, cioè tanto in prigione non ci andrà nessuno, però che passi il messaggio che questi potevano essere salvati, si potevano fare, ecco, questo, solo questo. Poi ormai sono morti, non tornano, però... Voi ci siete sempre stati, 7 anni che sono stati lunghissimi e difficilissimi per Alessandro, insomma, per avere giustizia. Sì, certo, soprattutto a Pescara, io dopo qui sono venuta meno, anche perché ognuno a casa sua ha le sue problematiche, la sua famiglia, io sono vedova, ho altri 2 figli, una più piccola, e quindi, però tanto, anche sentire delle cose negative, delle cose così, fa pure male, eh. Grazie signora, grazie mille per la sua disponibilità. La mamma di Alessandro Riccetti, scomparso a Rigopiano a soli 33 anni. Carmine, come vedi, insomma, c'è anche una sorta di accoramento, di rassegnazione, ma anche credo un po' di stanchezza da parte dei familiari. Questo è uno degli elementi comuni che ci hanno detto, la stanchezza, insomma, di questi 7 anni che sono stati davvero estenuanti, e soprattutto l'elemento che molti genitori dicono: al di là di questo non mi riporterà mio figlio, insomma, quindi questo è un po' il motivo dominante in tutti. Certo, Daniela, c'è anche da sottolineare, come del resto hanno fatto, che insomma, poi nel processo le argomentazioni che vengono avanzate dai legali della difesa a volte sono anche pesanti da ascoltare per le parti civili, perché insomma si è Per le parti civili, per i genitori sicuramente si è fatto riferimento anche, insomma, per difendersi si usa ovviamente ogni tipo di argomentazione, tutto è lecito in un'aula di tribunale, però ovviamente per chi non è abituato a questo tipo di dinamica è stato un dolore ulteriore ascoltare delle parole che, pronunciate ovviamente nell'ambito di una difesa tecnica, possono aver colpito la suscettibilità. E anche... Beh, lo avete ascoltato proprio da una mamma, no? Qualche minuto fa, che è stato dura sentire proprio questo. Certo, certo. Allora, io non odo cenni da Luca Pompei, non odo rumori nell'aula. Io penso di aver intervistato l'intervistabile, nel senso che molte persone sono già andate via. Assolutamente. Allora, Luca, io sto cercando di capire se esce qualche legale. Probabilmente è in corso anche ancora in aula un qualche confronto tra i dati che sono ci stati. Ci proviamo a avvicinare perché vedo probabilmente... Sì, un avvocato, proviamo magari a mettere il microfono, anche se io da qui, Carmine, non riesco a vedere di chi si tratti. Vai. No, credo che sia un familiare lo stesso. Vai. Ci avviciniamo lo stesso, Né all'Aquila e né a Pescara. Purtroppo tanto i nostri cari non ci li ridà nessuno, ormai combattiamo in eterno, ma questa è l'Abruzzo. Tantissima. Tanta. Vediamo, ne parliamo con l'avvocato. Vediamo, questa è una cosa che a livello legale devo parlare con loro. È un piccolo. Sì, ma sembra un grandissimo piccolo passo avanti. Ci sta. Sì. Volevamo di più. Un anno e 8 mesi, un accontentino. Con che stato d'animo andate a casa? Sempre rammaricato, con rammarico. Per me, io torno a casa con rammarico, mi aspettavo molto molto di più, mi aspettavo, sì, siamo partiti tutti quanti con i piedi a terra, però un fondo di speranza all'interno di me stesso c'era di vedere quel ribaltone, forse stavo sognando, ma ci ho voluto credere, ma non è stato così. Grazie a tutti. Carmine, proviamo ad avvicinare anche Donatello, mi viene dietro la mamma di Emanuele Bonifazi, possiamo? Siamo in diretta, mettiamo il nostro microfono.
Ogni sentenza va rispettata, per carità, e questo faremo anche questa volta. Sicuramente c'è stato un piccolo miglioramento, un passettino c'è stato, ma secondo me non basta. Non posso ritenermi pienamente soddisfatta perché mancano ancora tante verità. Cioè, non si può disattendere una legge per 25 anni e non venire puniti, perché tutti hanno sostenuto che se ci fosse stata la carta localizzazione valanghe i nostri figli sarebbero a casa, perché l'albergo non sarebbe lì. Quindi è difficile da accettare come cittadina. Come si può essere assolti così tutti quanti, come se nulla fosse? Stanno ad amministrare un ente pubblico, hanno in mano la possibilità di decidere il bene e il male delle persone. Delusione no, perché comunque il miglioramento c'è stato sicuramente, però mi aspettavo che fosse una pagina di giustizia più ricca, completa. No, non ancora. Farete ricorso, signora? Valuteremo adesso con i nostri avvocati, bisogna aspettare le motivazioni, bisogna vedere, poi saranno loro a consigliarci da fare, però per adesso no, non è ancora giustizia. No. Grazie Carmine, abbiamo ascoltato anche la mamma di Emanuele Bonifazi, che già avete avuto modo molto spesso di sentire, insomma anche lei non si è detta soddisfatta, non ho avuto pienamente giustizia, ha detto. Adesso ovviamente gli avvocati valuteranno il da farsi, insomma questo elemento costante che continuiamo a raccogliere di una grande stanchezza, insomma di una giustizia ancora non fatta, ecco. Bene, anzi bene in questo senso, nel senso del tuo intervento, non bene in assoluto, perché ovviamente non diamo giudizi, ma attendiamo appunto, nel seguire la cronaca, che ci sia la lettura integrale del dispositivo in modo da avere le informazioni più certe. Ripeto, io non so se Luca è in ascolto audio, comunque abbiamo la padronanza della situazione lì all'interno. Ecco Luca, raccontaci lì dentro com'è la situazione, se sono arrivati anche i familiari, alcuni dei familiari delle vittime, alcuni degli avvocati. Sì, qui adesso non so se riusciamo, è appena entrato Francesco D'Angelo, fratello di Gabriele. Allora, per amor di precisione, Carmine, intanto non so se l'ha già detto Daniela, però siamo in grado di darvi anche le condanne. 2 anni e 8 mesi per Enrico Colangeli, tecnico comunale, 1 anno e 4 mesi per il dirigente della prefettura Leonardo Bianco, e riconfermiamo 1 anno e 8 mesi per l'ex prefetto Francesco Provolo. Ecco, ci aveva tratto in inganno il numero 8 e non sarebbe stato peregrina nemmeno anche come ipotesi, perché c'era in ballo la questione del disastro colposo. Certo. Sull'ex prefetto invece ha pesato la vicenda del depistaggio e non quella del disastro colposo. Ecco perché 1 anno e 8 mesi. E anche qui si legge, da questo punto di vista, anche la condanna per Leonardo Bianco, 1 anno e 4 mesi, entrambi condannati per la questione del depistaggio. Mentre il tecnico comunale Enrico Colangeli, che in primo grado era stato assolto, gli è stata inflitta una pena identica a quella del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, per la quale la condanna è stata confermata, così come sono state confermate le condanne per D'Incecco, Di Blasio, Di Tommaso e Gatto. Ecco Luca, alla luce di... sono già tutti schierati. Sì, sì, alla luce di quello che ci hai precisato giustamente, dobbiamo a nostra volta precisare quanto detto dall'avvocato Rebo, appunto, per il quale si era preliminarmente scusato rispetto al fatto di non aver potuto sentire bene tutto. Però la posizione di Leonardo Bianco, dirigente prefettizio, quindi legato, come giustamente dicevi tu,
alla questione del depistaggio, non ha nulla a che vedere con la posizione della regione, quindi mi pare che la situazione relativa alla carta valanghe sia stata affrontata con lo stesso orientamento della decisione di primo grado. Ma ti interrompo perché vedo Vania Della Vigna con Daniela Rosone, ovviamente interrompile tu Luca nel momento in cui dovesse arrivare il Presidente. Certo. A te Daniela. Sì, ovviamente attendiamo comunicazione da Luca, siamo con l'avvocato Vania Della Vigna. Ecco, questa sentenza che praticamente introduce la novità della condanna dell'ex prefetto di Pescara vi lascia soddisfatti? Abbiamo raccolto molte reazioni. L'impianto dell'accusa, quindi della Procura della Repubblica di Pescara, ha comunque avuto delle conseguenze positive, ha retto, perché c'è anche la condanna del dirigente di Colangeli e poi anche la condanna per il prefetto Provolo, credo limitatamente al reato di falso. Quindi vediamo che cambiano un po' le situazioni e attenderemo ovviamente le motivazioni che saranno depositate entro il 10 di maggio per capire un po' tutto. Ecco, c'è molto rammarico da parte dei familiari per le 22 assoluzioni confermate? Beh, comunque io da avvocato vedo che comunque ci sono state delle modifiche, quindi ecco, diciamo che prendo atto di queste modifiche. Ecco, quindi parzialmente soddisfatti per questa novità che è un segnale, lo possiamo identificare così, avvocato? Secondo me è un segnale in cui l'accusa e l'impianto accusatorio ha retto. Grazie a Vania Della Vigna, sempre molto gentile e disponibile. Carmine, non so se volete ridare la linea a Luca. Allora sì, ovviamente interrompici tu se hai altro, ovviamente in diretta, tanto siamo in contatto anche audio. Luca, appunto dicevamo che a questo punto la regione rimane fuori da questo dispositivo con tutti i suoi funzionari relativamente proprio alla vicenda della carta valanghe. Sta entrato il Presidente Carmine. Andiamo in diretta con la lettura del dispositivo. Si sente, c'è? Bene, allora, scusate. Ma c'è un po'. Chiudiamo la porta, grazie. Ma chi ci sta a fare filtro? Potete chiudere le porte, per favore? Bene, allora, buonasera a tutti. Io ho ritenuto di convocarvi, prima di tutto vi voglio ringraziare del vostro impegno. Si sente? Ecco, voglio ringraziarvi del vostro impegno, di quello che avete fatto seguendo questo processo con tutti i limiti dovuti evidentemente alla trattazione in Camera di Consiglio, ma questo prevede il codice di procedura penale. Anche per questa ragione io ho ritenuto, in ossequio alle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura, in forza di circolare del 2018 relativa ai rapporti tra uffici giudiziari e mezzi di comunicazione, di redigere e mettere a vostra disposizione un abstract, una notizia di decisione esplicativa del dispositivo e qualche piccolissimo cenno sul senso della decisione. Il dispositivo è di 7 pagine, chiaramente ricco di passaggi tecnici, e penso questo possa aiutarvi
a una migliore comprensione e esercizio del vostro diritto di cronaca e di critica, oggi messo in discussione. Detto questo, vi do lettura e poi verrà distribuito dalla dottoressa, lo troverete fra poco sul sito a vostra disposizione. La Corte d'Appello dell'Aquila, nel processo indicato in oggetto, inerente alle contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara a vari soggetti, conseguentemente ai tragici fatti verificatesi in località di Rigopiano di Farindola in data 18 gennaio 2017, a seguito degli appelli presentati dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Pescara, dalle parti civili. Forse sta... Non si sente? No, c'è... Allora, la Corte d'Appello dell'Aquila, nel processo indicato in oggetto, inerente alle contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara a vari soggetti, conseguentemente ai tragici fatti verificati in località Rigopiano di Farindola il 18 gennaio 2017 e a seguito degli appelli presentati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara dalle parti civili, che non mi sto a citare, che sono elencati, ha pronunciato e pubblicato poco fa, mediante lettura del dispositivo, sentenza con la quale ha dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara con riferimento alle posizioni degli imputati di Blasio Mauro, di Incecco Paolo, Lacchetta Ilario, limitatamente per quest'ultimo al delitto contestato al capo 4 ai sensi dell'articolo 443 del Codice di Procedura Penale, che prevede che non sono appellabili le sentenze di condanna emesse a seguito del giudizio abbreviato. E questa è la ragione della inammissibilità dell'appello relativo a questi capi di condanna. Ha dichiarato quindi inammissibile l'appello proposto da Gatto Giuseppe, ai sensi dell'articolo 481,1 terzi PP, per un inadempimento formale oggi previsto dalla legge Cartabia. Ha accolto l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara avverso la sentenza di assoluzione, limitatamente alle posizioni del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Farindola Enrico Colangeli ed unicamente per il delitto di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, capo di imputazione 4, conseguentemente condannando con la concessione delle attenuanti generiche e applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato alla pena finale di anni 2 mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in termini analoghi a quanto disposto dal giudice di primo grado a carico degli imputati Lacchetta Ilario, di Blasio Mario, di Incecco Paolo, ritenendo configurabile a carico dello stesso, del predetto Colangeli, profili di responsabilità in cooperazione colposa con il sindaco Lacchetta. Del prefetto di Pescara, Francesco Provolo, con riferimento ai delitti di rifiuto di atti d'ufficio, ritenendolo unico responsabile in ordine a tale addebito e conseguentemente assolvendo De Cesare Ida e Bianco Loredana, ai quali pure detta condotta era stata contestata. E di falsità ideologica in atto pubblico. Unicamente ha avuto riguardo alla nota da egli sottoscritta in data 17 gennaio 2017, capi di imputazione 14 e 15, assolvendolo con riferimento alla nota del 16 gennaio con la formula per non aver commesso il fatto, nonché condannandolo previa unificazione dei delitti sotto il vincolo della continuazione e applicazione della diminuente per il rito abbreviato alla pena finale di anni 1 mesi 8 di reclusione con concessione ai benefici di legge. Purtuttavia, non ritenendo ravvisabile il nesso di causalità tra le ritenute condotte di rifiuto e di falsità ideologica e gli eventi dannosi. In sostanza abbiamo ritenuto sussistere la violazione, l'addebito di rifiuto, di omissione della mancata convocazione della sala operativa e di falsità in relazione alle note inviate al Ministero, quindi sussistente queste due ipotesi di reato, ma non sussistente nesso causale rispetto agli eventi dannosi. Del capo di gabinetto della Prefettura di Pescara, Leonardo Bianco, unicamente con riferimento alla nota inviata al Ministero, sottoscritta in data 16 gennaio 2017, condannandolo previa applicazione del diminuente del rito alla pena finale di anni 1, mesi 4 di reclusione con concessione dei benefici di legge.
ha rigettato quindi nel resto l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, condividendo per il resto appunto le valutazioni del giudice di primo grado. Ha accolto l'appello dell'imputato Antonio Di Marco, assolvendolo in ordine al delitto di omicidio colposo e lesioni colpose plurime con la più favorevole forma per non aver commesso il fatto. Il Di Marco era stato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Abbiamo ritenuto di adottare la forma più favorevole di non aver commesso il fatto. Ha rigettato l'appello proposto di Tommaso Bruno, pur tuttavia rilevando l'estinzione per l'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo 8 in concorso con Gatto Giuseppe, rideterminando di conseguenza la pena. Ha rigettato integralmente l'appello proposto dall'Acchetta Lario, con conseguente condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, condividendo le considerazioni del giudice di primo grado. Ha rigettato gli appelli proposti da Di Blasio Mauro e Di Cecco Paolo, fatto eccezione per la irrogazione conseguente alla loro condanna della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, che è stata revocata perché non applicabile ai reati colposi. E ha rigettato nel resto gli appelli delle parti civili. Fatto salvo quanto indicato nei punti che precedono, di cui vi ha dato lettura, la sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le ragioni in fatto e in diritto della nostra decisione saranno compiutamente esposte nella motivazione della sentenza che la Corte provvederà a depositare entro il 10 maggio 2024, come previsto dalla legge. Vi ringrazio e buon lavoro. Soltanto un chiarimento. Perché per il Marco, ex presidente della Regione Pescara, è votato per una versione di soluzione più favorevole? Questo lo vedrete nella motivazione. Scusate, questo non posso. Grazie. Distribuisco tutto, ordinati, non mi uccidete tutta la struttura dell'Oriente. Allora, Luca. Possibilmente verrete mittente perché sono con limitate. Allora Luca Pompei, adesso se riesce a appoggiarsi del microfono, eccolo qui. Allora, eccoci, abbiamo ascoltato Luca stavolta. Eccoci Carmine, ero andato a prendere copia del dispositivo che abbiamo qui, abbiamo che ascoltato però con grande chiarezza e anche con qualche argomentazione in più, insomma qualche esplicazione in più da parte del Presidente, che dobbiamo dire, ecco, in questo caso bisogna dire veramente è stato rispettato il lavoro della stampa, è stato rispettato anche e soprattutto il diritto ad essere informata da parte dell'opinione pubblica, perché egli stesso ha spiegato che per la particolare rilevanza di questo processo andasse fatto questo approfondimento in una sorta di sala stampa improvvisata. Luca. Sì, ovviamente ringraziamo da questo punto di vista Aldo Manfredi e tutto il suo ufficio di cancelleria, ovviamente anche il Tribunale dell'Aquila per la puntualità e anche per averci messo a disposizione tempestivamente il dispositivo. Lo avete sentito anche dal Presidente rispetto ad alcuni ricorsi ammessi o non ammessi. Certamente la notizia più importante riguarda il coinvolgimento dell'ex prefetto e del dirigente prefettizio Leonardo Bianco, sul quale ovviamente non pesa tanto il reato di disastro colposo quanto quello di falso ideologico in atto pubblico rispetto alla famosa mancata convocazione della riunione in prefettura. Per il resto, insomma, anche il coinvolgimento del tecnico comunale Enrico Colangeli assolto in primo grado, qui la condanna a 2 anni e 8 mesi, esattamente quanto il sindaco Lacchetta, per omicidio colposo e lesioni plurime aggravate. Questo ha fatto sintesi il presidente Manfredi, ovviamente, però ecco, devo dire Carmine
La compostezza dei familiari delle vittime, che al di là delle roboanti proteste in occasione della sentenza di primo grado, li vedo tranquilli. Evidentemente forse non si aspettavano certamente un ribaltone, però ecco, questo tipo di interpretazione della Corte d'Appello probabilmente li ha soddisfatti. Sicuramente Daniela ne avrà sentiti molti da questo punto di vista, avete sì, Luca, penso una situazione migliore del mio. Ecco, è stata in qualche modo ampliata la responsabilità che è stata attribuita anche dal giudice Sarandrea al comune di Farindola rispetto alla tragedia, insomma, le responsabilità che aveva l'amministrazione comunale. È stata esclusa quella della provincia dal punto di vista politico-amministrativo, in quanto l'ex presidente Antonio Di Marco è stato assolto con formula ancora più piena rispetto a quella primo grado. È stata esclusa nuovamente la responsabilità della regione. Sono stati invece condannati i funzionari della viabilità provinciale. Che è successo? E c'è il filone del depistaggio. Daniela. Siamo anche, credo sia Feniello. Cosa è stato condannato il prefetto? A prenderci in giro. Ricorrerete in Cassazione. E che, certo che ricorreremo in Cassazione, ma questo secondo voi è una sentenza. Ma in Italia rubare una gallina e farsi 10 anni di carcere, ammazzare 30 persone e essere assolti. Il mondo è all'incontrario, signori, l'Italia è finita, il pesce è marcio dalla testa, il pesce è marcio da Roma, tutto parte da Roma. Noi votiamo persone vendute al sistema, alla massoneria, in Italia comanda la massoneria. Non se l'aspettava. Va bene, va bene. Carmine. Sì. Molto colorito, sì, sì, ma non riuscivamo a capire che tipo sì. di problema c'era, sì. Però ci volevamo avvicinare all'avvocato di Provolo, se per te va sì, bene. Sì, come no, come no. Avvocato, possiamo? Lei è l'avvocato... Della Rocca. Insomma... Della Rocca. Della Rocca. Ecco, che cosa vogliamo dire, insomma, di questo dispositivo? Che le sentenze vanno rispettate. La sentenza di secondo grado ha confermato l'assoluzione per il prefetto Provolo per quanto riguarda il depistaggio e la confermata per quanto riguarda l'omicidio plurimo colposo. Ha ritenuto sussistere il reato di falso di cui al capo 15 e dell'omissione, che però non sono collegati alla causazione dell'evento, perché voglio dire, non ci sono costituzioni di parte civile né non c'è collegamento con la contestazione più grave. Leggeremo le motivazioni. Sapevamo dal momento del conferimento dell'incarico che questo processo finirà in Cassazione, quindi voglio dire, queste sentenze intermedie, oltre che leggerle e rispettarle, non possiamo. Ecco, quindi ci ha fatto capire tutto, si attendono le motivazioni, ma si farà ricorso. Daniela? Sì, riterrei di sì, vediamo le motivazioni. Carmine, c'è una domanda? Sì, qual è la condotta specifica che è stata oggetto della condanna? Puoi chiedere? Ecco, qual è la condotta specifica, ci chiede il direttore Carmine Perantuono, che è stato oggetto poi della condanna? Quella del falso dovrebbe essere la lettera del 17 gennaio in cui fu predisposta questa nota, in cui fu diramata una serie di attività che sono state fatte, però devo dire sinceramente non ho neanche il capo di imputazione davanti, quindi questo dovrebbe essere il reato di falso. Bene, bene, grazie. Immagino, e giustamente io ringrazio l'avvocato della Rocca perché non può dire oltre in questa fase ed è tutto altamente comprensibile. Quindi diciamo, l'avvocato della Rocca, certo, sì, ovviamente. No, no, è un elemento importante però di informazione e di conoscenza che aggiunge a quanto già abbiamo detto, cioè che la condanna non è sostanzialmente nemmeno relativa al depistaggio, che però è oggetto comunque di un altro tipo di indagine, ma è proprio alla falsificazione materiale di un documento, di un verbale. Naturalmente leggeremo nelle motivazioni, Daniela. Luca, non so se ti abbiamo interrotto. Sì, c'era... Carmine. Luca, ti abbiamo interrotto? No, guarda, io... Sì. Daniela? No, stavo... Daniela, non so se c'era altro, stava aggiungendo qualcosa a Daniela. Sì. Daniela? No, non abbiamo più in collegamento Daniela, allora Luca. Andiamo con Luca. Sì,
Sì, stavo leggendo nel dettaglio il dispositivo rispetto a quello che dicevi giustamente tu, parlando dell'ex prefetto Provolo. Si fa riferimento alla falsità ideologica in atto pubblico unicamente alla nota da, sottoscritta nel 17 gennaio 2017, si riferiva appunto al documento a cui ti riferivi tu, e per questo una pena di un anno e otto mesi. Quindi, per entrare ancora più nel dettaglio, non c'è la vicenda del depistaggio, tantomeno quella del disastro colposo. Invece, per quanto riguarda Leonardo Bianco, anche in questi casi la condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione, tra l'altro con concessioni dei benefici, così come l'ex prefetto, della sospensione condizionale. Tuttavia, non ritenendo ravvisabile il nesso di causalità tra la ritenuta condotta di falsità ideologica e gli eventi dannosi, si riferisce la condanna di Bianco unicamente alla nota scritta il 16 gennaio del 2017. In quei giorni, Carmine, giorni convulsi di mancate convocazioni di riunioni e di vertici in prefettura per quanto riguarda tutto quello che accadeva in provincia di Pescara, in Abruzzo ovviamente, ma anche in provincia di Pescara, con emergenze un po' ovunque per le abbondanti nevicate e le scosse di terremoto di quei giorni. Quindi diciamo un elemento specifico, quello individuato dalla presidente Aldo Manfredi per quanto riguarda Bianco e Provolo. Allora Luca, ecco, aggiungiamo a questo tassello un altro elemento, conoscendo insomma, un po' anche la correttezza nei rapporti dei media da parte della Procura della Repubblica di Pescara. Non ci saranno, suppongo, dichiarazioni ufficiali in questo momento da parte dei PM che sono presenti lì. Probabilmente ci sarà, questo lo verificheremo, una nota da parte del procuratore capo Bellelli nelle prossime ore, che naturalmente suppongo si limiterà soltanto a prendere atto del dispositivo e a attendere, come è giusto che sia, da parte di tutti le motivazioni estese di questa sentenza, che verranno pubblicate, come detto, entro il 10 maggio, quindi non credo che ci siano commenti ulteriori da raccogliere sul fronte della pubblica accusa, mi pare, Luca, non è uscito niente finora, no? Conoscendo l'estrema correttezza e il garbo istituzionale del procuratore capo Bellelli, crediamo proprio di no. Un anno fa, in occasione della sentenza di primo grado, fu in qualche modo doveroso rispetto a quello che era accaduto in aula da parte sua intervenire, e lo ha fatto in maniera corretta. In questo caso ovviamente sicuramente si attenderanno le motivazioni, che dovrebbero essere rese pubbliche entro il 10 maggio, per cui commenti dalla Procura di Pescara, conoscendo, ripetiamo, il procuratore capo, non dovrebbero esserci, almeno. Va bene, insomma, Luca, verifichiamo comunque, aspettiamo notizie nelle prossime ore. Naturalmente ci sarà un seguito, questo è chiaro. Ci saranno ricorsi in Cassazione, sì, da parte di chi è stato condannato, da parte delle parti civili sicuramente, abbiamo sentito anche Feniello che l'ha sostanzialmente anticipato, ci sarà probabilmente anche un ricorso in Cassazione da parte della Procura della Repubblica, che è quello che poi sorreggerebbe anche tutto ciò che ha ancora da chiedere in terzo grado chi ritiene che non sia stata fatta giustizia per i loro cari quest'oggi, nemmeno dalla Corte d'Appello. Luca, io a questo punto, se non c'è altro, ti congederei, io ti saluto e ti ringrazio assieme a Diego Martelli, così come a Daniela Rosone, che suppongo continuerete a raccogliere anche ulteriore materiale. Ti aspettiamo in studio, se riesci ad arrivare in tempo, in diretta con noi per il telegiornale delle 19.30, per una puntualizzazione ulteriore e una sintesi di tutto ciò che in questo pomeriggio ci hai brillantemente raccontato insieme alla collega Rosone. Ringrazio anche
Diego Martelli e Donatello Ricci per la parte tecnica, anche qui in regia Rete 8 per questa diretta, Adriana Di Fabio e Dino D'Angelo. Devo darvi appuntamento però con alcuni dei protagonisti di questa vicenda processuale che saranno ospiti nei nostri studi alle ore 21 per uno speciale Fatti e Opinioni, in cui proprio anche grazie alla presenza degli avvocati oltre che dei familiari delle vittime insomma, cercheremo di spiegare ancora meglio nei dettagli questa sentenza che abbiamo appreso in diretta, quindi con i tempi della diretta, dell'immediatezza, anche qualche imprecisione legata diciamo anche a problemi di udito e di sistemi di amplificazione in una prima fase, che però è poi stato tutto in qualche modo puntualizzato dall'intervento irrituale ma dovuto, e per questo ringraziamo ancora da parte del Presidente della Corte d'Appello Aldo Manfredi in questa sorta di conferenza stampa con distribuzione del dispositivo, sul quale torneremo insieme, ripeto, dalle 21 in diretta su Rete 8. Grazie Luca. Grazie a Daniela Rosone, grazie ai nostri tecnici, e riprendiamo la nostra programmazione che avevamo interrotto su Rete 8. Appuntamento al TG delle 19.30.